Cambiamo argomento. Per i valichi alpini passa il 70% delle esportazioni. Il Veneto teme per le nuove restrizioni varate dal governo austriaco. Sarà più difficile passare anche dal Brennero. Se ne è discusso a Roma in un incontro promosso da Unioncamere e Union Trasporti. Antonio Silvestri. Aumenta la preoccupazione per le ulteriori pesanti limitazioni al traffico delle merci italiane dirette verso nord attraverso l'Austria, varate dal governo del Tirolo e in vigore dal prossimo 1 agosto. Ai divieti già in vigore si uniranno tra gli altri quelli settoriali in base alle merci trasportate, il divieto dei TIR Euro 4 con limitazione anche fino agli Euro 6 e l'inizio del divieto il sabato mattina. La giustificazione ambientale è sicuramente rilevante, ma non basta, è stato detto nel corso dell'incontro promosso da Unioncamere e Union Trasporti con i rappresentanti del mondo produttivo, delle regioni più interessate e delle associazioni dei trasportatori. Per i valichi alpini passa il 70% delle esportazioni e il Veneto, costretto tra Tarvisio e Brennero, soffrirebbe ancor più questa situazione. Se noi sommiamo difficoltà di trasporto, quindi di viabilità, concorrenza sleale da questo, questi sono elementi che vanno a incidere sul prodotto e quindi non sei più competitivo. Non basta solo la creatività, la fantasia, il bello dell'Italia. Ci vogliono tutti questi elementi messi assieme per essere competitivi. Altrimenti rischiamo di perdere quel primato che il Veneto ha, che è una delle regioni più importanti all'interno di un contesto che è quello europeo e di conseguenza sono le regioni che poi sostengono il paese. Nel corso dell'incontro è stata rilevata l'importanza di adottare una strategia con la Germania e di coinvolgere in modo netto l'Unione Europea. Sì, alla lotta all'inquinamento, ma con una collaborazione europea dettata da buonsenso, dettata da equilibrio. All'Unione Europea sarà chiesto di esprimersi sulla violazione dei principi di libera circolazione delle merci e della concorrenza.